Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. È stata inaugurata al Monastero di Camaldoli con una grande presenza di pubblico la mostra Quiete Rinascita, dedicata al 450° anniversario della morte di Giorgio Vasari. Una mostra che permetterà di scoprire tutte le opere che il Vasari realizzò per il monastero. Sì, perché Vasari, quando si trova a vivere a Camaldoli, è un momento molto particolare della sua vita. Aveva perso i suoi protettori fiorentini, Cosimo, appena eletto Granduca, non era sostanzialmente in armonia o negli stessi intenti del Vasari. Si ritira qui anche in crisi, diciamo, spirituale. Scrive una lettera stupenda del 37 quando si trova qui, dove descrive l'eremo di Camaldoli come un luogo dove ci si può ritrovare se stessi e ricominciare un nuovo tragitto di vita. E ne descrive sia il silenzio che sostanzialmente anche il rapporto con monaci anzianissimi. Parla di quattro monaci ottantenni, di cui lui non dice il loro valore intellettuale, ma più che altro l'esempio di vita che gli avevano dato. Qual è l'opera che secondo lei ci mostra Vasari più vicino a Camaldoli, secondo anche quello che ci ha spiegato? Ma diciamo quello più raro, meno visto, che è in esposizione oggi, che è il Cristo nell'Orto degli Olivi, perché il Cristo nell'Orto per noi era anche un simbolo della rinascita dei monaci malati che vivevano la loro malattia dall'eremo qui al monastero, e i dipinti del Vasari erano monito per coloro che stavano male, nella speranza di una vita oltre quella terrena, ma soprattutto anche la speranza nella cura e nella gestione della malattia che era tipica di Camaldoli. Un progetto questo promosso e realizzato dalla comunità monastica di Camaldoli e da Mazzafirra, con il patrocinio e il contributo della regione toscana e del comune di Poppi. Innanzitutto Camaldoli diventa in qualche modo un megafono dell'opera, del significato nella storia della Toscana, nella storia d'Italia, nella storia del mondo, di un personaggio straordinario come Giorgio Vasari. E la mostra di oggi mette in evidenza come Giorgio Vasari, il ministro della cultura di Cosimo I de' Medici, l'uomo che con le sue biografie di scultori, pittori, architetti, è il primo biografo storico che la storia e l'umanità riconosce e che offre materiale per quello che sarà il lavoro di tanti studiosi dopo di lui. E tutto questo nei 450 anni dalla sua morte, nei 450 anni dalla morte del suo straordinario grande amico Cosimo I de' Medici, il padre della Toscana moderna, oggi in questa occasione li possiamo mettere in evidenza. Vedere delle cose come l'orazione dell'orto, come potrete ammirare oggi per la prima volta, vedere quello che è la cornice del monastero, che è un patrimonio dell'umanità, penso che la mostra di oggi renda onore forse al primo biografo della storia, renda onore a un personaggio come Giorgio Vasari, che insieme ai camaldolesi forse ha vissuto qui la sua rinascita. Per primo a portare alla ribalta le opere di Camaldoli è stato Michel Scipioni qualche anno fa. Oggi con questa grande mostra, ma anche vorrei ricordare un bellissimo catalogo. Sì, l'occasione era quella del 450enario della morte di Giorgio Vasari e Cosimo I. Un bando della Regione Toscana ci ha dato l'input a partire con questo progetto. In realtà siamo partiti, se pensate, forse neanche due mesi fa. Sono iniziati gli studi incessantemente, giorno e notte, una campagna fotografica che ha portato a immortalare circa 150 opere di tutto il Casentino, il lavoro di impaginazione, redazione, insomma abbiamo fatto tutto, diciamo così, a tempi di record. Quindi la Regione ha dato un contributo molto importante insieme al Comune di Poppi per la realizzazione di questo catalogo, e al tempo stesso abbiamo trovato terreno fertile con i monaci camaldolesi. Ormai la collaborazione è partita qui dal 2018-2019, dapprima con le iniziative dell'Eremo, poi con le aperture e le visite al monastero, e quindi l'idea di fare una mostra dedicata al Vasari, sfruttando sia quelle opere che sono sempre normalmente visibili, ad esempio tutte quelle che si trovano nella chiesa, che è normalmente accessibile al pubblico, quelle che non erano accessibili o le abbiamo portate fuori, come l'orazione nell'orto che era custodita nella cappella dell'infermeria all'interno della clausura e l'abbiamo esposta nella biblioteca dell'antica farmacia, o ad esempio le 8 predelle che si stavano sotto la deposizione di Cristo della Croce sull'altar maggiore, custodite dal 700 nel coro monastico, quindi una parte riservata ai monaci. Grazie ai monaci abbiamo potuto farle vedere, quindi far accedere le persone direttamente in questo ambiente. Quindi tutte e 16 le opere che Vasari ha lasciato a Camaldoli sono oggi visibili.
16, ma in realtà Vasari ne fece 22 più gli affreschi. Purtroppo gli affreschi sono andati perduti e le altre opere che non rispondono all'appello, anche su quelle non c'è oggi traccia, potrebbero essere andate distrutte o infinite chissà dove. Si può venire anche poi successivamente a vederle? Sì Stefanella, fino al 22 di settembre, fino al terzo fine settimana di settembre, Camaldoli e le visite alla Mostra del Vasari saranno aperte tutti i giorni, dalle 9:30 la mattina alle 4:30 del pomeriggio, poi alcuni giorni possiamo fare anche un po' più tardi, poi dalla terza domenica di settembre fino alla prima domenica di novembre, soltanto il sabato e la domenica, sempre in orario 9:30-16:30, quindi tutto 4 mesi di aperture praticamente. Possiamo dire quindi un 450° anniversario di Giorgio Vasari diffuso nel territorio di Poppi. Esattamente, diffuso, e venite a visitarci, godete di questa enorme bellezza e questo patrimonio inestimabile. Un titolo che davvero sembra fatto per Camaldoli, Quiete e Rinascita. Sì, ci siamo inseriti nella ricorrenza del 450 anni della morte di Giorgio Vasari con questo titolo che effettivamente rispecchia l'esperienza di Vasari a Camaldoli, e qui ha trovato la quiete e la rinascita, ed è un po' quello che possono sperimentare tante persone che anche oggi raggiungono Camaldoli e che si possono riconoscere nell'esperienza di Giorgio Vasari, perché dall'esperienza di Giorgio Vasari giovanissimo qui a Camaldoli poi è nata tutta la sua produzione artistica, non solo nelle opere d'arte ma anche negli scritti. Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you.